Ora la nostra pagina social, Luca Pompei, mi verrebbe da dire, dopo aver visto il servizio precedente, a Pescara si guarda in cielo naturalmente, si guarda questi eroi, ma bisogna guardare bene anche per terra, perché insomma poi ci sono degli ostacoli che creano delle difficoltà e di qui la denuncia che noi ospitiamo quest'oggi. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Carmine, sì, effettivamente è così, la denuncia che raccogliamo è quella dell'associazione Carrozzine Determinate, del suo presidente Claudio Ferrante, che segnala una problematica abbastanza seria in zona stadio a Pescara, uno stadio pieno di barriere architettoniche. Non so se state vedendo il nostro collegamento sulla pagina Facebook. Ferrante denuncia due ragazzi disabili caduti vicino allo stadio, troppe le barriere architettoniche. Due episodi accaduti negli ultimi mesi, questi ragazzi erano sulla carrozzina e così passando per lo scivolo in tribuna, nell'ingresso della tribuna Maiella, sono caduti dalla carrozzina. Questo perché lo scivolo è estremamente disconnesso a causa delle potenti radici dei pini che tendono a smantellare l'asfalto. Ferrante chiede interventi urgenti prima ancora che in qualche modo accada qualcosa di più serio e più grave. Non è la prima volta che l'associazione Carrozzine Determinate segnala questa problematica allo stadio Pescara. Ricordiamo che nelle partite del Pescara sono molti ragazzi disabili che vengono fatti entrare proprio per assistere alla partita e trovano costantemente questo tipo di problemi, per cui per questa ragione Ferrante chiede all'amministrazione comunale interventi urgenti prima che accada qualcosa di più serio e più grave. A te la linea, Carmine. Grazie, grazie Luca.